Allora, proprio per parlare di questo, per parlare quali sono le maggiori criticità dei cittadini in rapporto alla sanità, abbiamo al telefono Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanza Attiva. Buonasera, benvenuto. Buonasera e benvenuti a tutti voi. Allora, io, la domanda sembra un po' pleonastica: quali sono le maggiori criticità dei cittadini in rapporto alla sanità? Beh, diciamo la criticità principale è il problema legato all'accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo purtroppo drammaticamente un paese all'interno del quale le disuguaglianze si stanno accentuando, e sono disuguaglianze che hanno a che fare non solo con le liste d'attesa, ma anche con la concreta esigibilità di una serie di servizi che in alcune realtà del territorio del nostro paese non ci sono. E non parlo solo della differenza tra nord e sud, ma anche all'interno delle stesse regioni, tra città e piccoli centri, tra mare e montagna, tra cittadini che rischiano, in alcuni casi, in molti casi ormai lo sono, cittadini di serie A e cittadini con diritti di serie B. E difatti gli ultimi dati danno che è aumentata in maniera esponenziale la spesa dei cittadini per avere le cure, eh. Questo probabilmente anche i ticket, l'aumento dei ticket ha influito? Beh, sicuramente sì, diciamo che abbiamo anche, diciamo, tra le tante cose fantasiose che nel nostro paese ci siamo inventati, c'è anche il famoso super ticket, che invece di far prendere soldi al Servizio Sanitario Nazionale li fa perdere, perché purtroppo una serie di esami convenzionati costano meno rispetto a quanto costa il super ticket, quindi togliendo soldi al Servizio Sanitario Nazionale e, tra altre cose, togliendo anche fiducia ai cittadini. Ma in molti casi le persone sono costrette ad accedere a servizi privati nel momento in cui le liste d'attesa servizio pubblico sono insostenibili, dovendo accedere all'intramenia o direttamente a servizi privati. Quando capita una cosa del genere, è ovvio che si crea un problema di fiducia dei cittadini nel sistema, e quando manca la fiducia manca l'asse su cui il Servizio Sanitario Nazionale si regge, che è fondamentale. Ma allora, oltretutto, quante sono praticamente le segnalazioni, non in termini numerici, la tipologia, diciamo, le segnalazioni dovute proprio a carenze strutturali? Perché insomma con la spending review non aiuta in questo. Purtroppo la spending review non aiuta, non aiuta il fatto che nelle aree interne del nostro paese, che ricordiamocelo, coprono i piccoli centri o le zone montane, coprono quasi 11 milioni di persone, quindi non un numero piccolissimo nel nostro paese, si assiste ad un costante taglio di servizi, e questo taglio di servizi porta alla mancanza di erogazione degli stessi. Perciò, per quanto ci riguarda il tema, ad esempio, dell'umanizzazione delle cure legata all'utilizzo dei professionisti del territorio, medici di famiglia, farmacisti, farmacie, per l'erogazione di una serie di servizi, forse dal nostro punto di vista lo è sicuramente, e la nuova frontiera di erogazione di servizi con alti standard di umanizzazione per i nostri cittadini in tutto il paese. Perché effettivamente poi noi ci scontriamo con le carenze del personale, poi tutti i giorni lo vediamo, i cittadini poi sono altamente stressati, la violenza nei pronti soccorsi, poi sono tutti figli probabilmente di una stessa madre, poi alla fine. Ah, non c'è dubbio, e devo dire, da questo punto di vista va sottolineato un punto: chi tenta di creare contrapposizione tra cittadini ed operatori del servizio sanitario, medici in particolare, vuole male al Servizio Sanitario Nazionale. Cittadini e professionisti della salute sono alleati, spesso pagano entrambi con accenti diversi le stesse deficienze del sistema. La cosa che fa rabbia in tanti casi è vedere come in alcune aree del paese le cose funzionano in modo eccellente, e la rabbia perché le cose non possono funzionare allo stesso modo in tutto il paese. Io penso che tanto i cittadini quanto gli operatori del servizio sanitario abbiano il diritto di lavorare bene e il diritto di accedere a servizi di qualità ovunque essi siano, e questo devo dire che crea rabbia e frustrazione sicuramente nei cittadini, e senza dubbio immagino anche nei confronti degli operatori del servizio sanitario, i medici in primis. Ma la regionalizzazione ha contribuito a peggiorare il sistema, l'uniformità proprio delle cure in Italia? Beh, guardi, da questo punto di vista io ho una valutazione molto laica. Non è la regionalizzazione in sé, nel senso che l'idea alla base del principio di sussidiarietà è anche un'idea giusta, cioè far sì che il livello di erogazione di servizi
e decisionale sia il più possibile vicino al cittadino. E questo di per sé è una cosa assolutamente condivisibile. Qual è la cosa assurda? Quando ai poteri non si legano le responsabilità. Per cui immaginiamoci, in alcune aree del paese, se vengono tagliati i servizi, se non vengono erogati, semplicemente non succede niente, quindi si cristallizza la situazione. Per cui il tema è regionalismo sì, federalismo sì, ma solo se c'è un bilanciamento dei poteri, altrimenti è come dire ognuno faccia come gli pare, e in questo caso il cerino rimane nelle mani dei cittadini, che nella discussione, nel litigio sui poteri istituzionali hanno semplicemente non erogato i servizi. E quindi ci devono essere degli obiettivi di risultato ben precisi a cui un amministratore si deve attenere, in caso contrario dovrebbe pagare, questo se ho capito bene. Assolutamente sì, e in questo devo dire che noi abbiamo fatto una proposta che in questo momento è in discussione in Parlamento e che dovrebbe essere calendarizzata nei prossimi mesi, di modifica dell'articolo 117 della Costituzione, e devo dire in questo con un'alleanza con tutti i professionisti, le associazioni di malati cronici, i professionisti del mondo della salute, abbiamo avuto sin da subito la Finge al nostro fianco. Il tema è garantire la possibilità allo Stato di intervenire quando i diritti non sono garantiti ed esigibili per quanto riguarda tutti i cittadini di questo paese. Banalmente, in questo momento i LEA sono sulla carta, nel senso che se qualcuno non li rispetta, le regioni non li rispettano, diciamo non accade niente. Ecco, questo penso sia la cosa più frustrante, il pensare che a fronte di responsabilità e di un patto che viene in qualche modo sottoscritto tra cittadini ed istituzioni come quelli relativi all'aspetto dei LEA, se i LEA non vengono rispettati, diciamo non accade niente. Se un cittadino non paga le tasse, dopo 3 giorni c'hai l'agenzia delle entrate a casa sua. Dall'altra parte vorremmo che se una regione non rispetta il patto che essa stessa ha sottoscritto in termini di erogazione dei LEA, ci fosse un modo per garantirli concretamente. Se le regioni non sono capaci, c'è bisogno di qualcuno che si sostituisca. Poi c'è qualcuno, io l'altra volta ero al convegno del GIMBE, diceva che anche i LEA necessitano anche di una risistemazione, perché poi sono prestazioni magari che sono poco utili, che sono sopravvalutate, altre utili magari che sono fuori. Ecco, questa pure è una delle cause. Una cosa che va a interferire nel rapporto medico cittadino è la socializzazione proprio della sanità, cioè Facebook, social network e questi, informazioni che vengono date così, hanno incominciato a fluire in maniera importante nel rapporto medico-paziente proprio queste cose qui? Assolutamente sì, nel senso che i social, anche da questo punto di vista, diciamo, anche su questo è una valutazione laica, non sono di per sé il bene o il male, sono uno strumento, nel senso che quando ci sono degli strumenti a disposizione, diciamo, dipende come li usi. Puoi far finta che non ci sia il problema, proibirli, cosa che non ha nessun tipo di utilità, o trovare un modo per governarli. Perciò è importante che, oltre alla comunicazione online, sia forse quella offline, quindi ci sia la possibilità sempre di più che medici e cittadini lavorino insieme, ci sia maggiore dialogo e maggiore comunicazione, dia la possibilità anche al medico di avere più tempo per comunicare, perché io penso che la comunicazione, la corretta informazione sia parte dell'atto medico, soprattutto in una fase storica come questa, dove ad esempio il medico di famiglia dovrebbe essere in condizioni normali, una sorta di filo d'Arianna di accesso al servizio sanitario nazionale, quindi una sorta di garante dei percorsi di cura. E per essere garante tu devi avere la possibilità di informare e comunicare. È un rapporto delicato che va costruito e che va consolidato, ma che è un asse importante, imprescindibile del futuro del nostro servizio sanitario nazionale. Un'ultima battuta, ma è un argomento grosso, quello dell'industria delle cause in sanità. Sta su tutte le cronache, c'è chi usa il mezzo in maniera corretta, è giusto che il cittadino abbia la possibilità di difendere i casi di mala sanità, però a quanto pare c'è un abuso. Sì, c'è un abuso, nel senso che la cosa, le do un dato, fatte 100
le segnalazioni che ci arrivano solo in 13-14 casi su 100 c'è un fumus che diciamo ti porta ad un sospetto di errore. In molti altri casi è un problema di comunicazione piuttosto che di consenso informato, perciò è fondamentale un maggiore dialogo, una maggiore comunicazione. Lo dico perché poi quando non avviene c'è sempre qualche soggetto che tenta di camparci su, l'industria dei causifici o avvocati che al di fuori delle associazioni, diciamo, per propri legittimi interessi personali, perché qui non è il problema della legittimità dell'interesse, bisogna vedere se questo interesse personale coincide con quello del sistema, perché poi se le persone vengono tirate in cause dove l'unico a guadagnarci alla fine è l'avvocato, bisogna vedere a chi conviene, non certo alle persone. Per cui informare correttamente anche sugli strumenti a disposizione, ad esempio in termini di mediazione, di gestione dei conflitti, ad esempio rafforzando le commissioni conciliative che ci sono, che ci dovrebbero essere istituzionalizzate sia all'interno delle ASL e perché no all'interno degli ordini professionali, con la partecipazione delle associazioni di tutela, forse potrebbe aiutare a gestire e prevenire fenomeni che fondamentalmente non sono, credo, utili al sistema. Io ringrazio Antonio Gaudioso, ricordo segretario generale di Cittadinanza Attiva, che poi Cittadinanza Attiva è anche Tribunale di Termate, anche PIT Salute, se non sbaglio, quindi il rapporto PIT Salute annuale che fanno e forniscono i dati proprio sulle criticità dei cittadini della sanità. E lo ringrazio, certo gli sarebbe da parlare tantissimo, comunque a presto ci risentiremo, speriamo, va bene? Grazie molto e buon lavoro. Grazie a lei, segretario generale.